Inaugurata questa mattina presso l'aeroporto d'Abruzzo, la prima bottega italiana della rete di Campagna Amica, rivolta principalmente a turisti e visitatori che provengono da altre nazioni, con particolare riferimento a Spagna, Belgio, Inghilterra, Francia e Germania. Nell'occasione, nello scalo aeroportuale, è stata annunciata l'attivazione dell'area sterile per il trasporto di liquidi certificati e sono state spiegate le procedure che consentiranno di far volare a bordo degli aerei in partenza da Pescara olio extravergine, vini e liquori regionali. All'inaugurazione, tra degustazioni e assaggi rigorosamente a chilometro zero, hanno partecipato fra gli altri il direttore di Coldiretti Abruzzo Alberto Bertinelli ed il presidente di Saga Lucio Laureti. E con 300 aziende accreditate, con 12 aziende della commercializzazione fatte presso di noi, con questo punto vendita presso il nostro aeroporto, credo che sia oggi un grande successo per la nostra organizzazione, per i nostri produttori che vedono un collegamento diretto tra il consumatore e il viaggiatore. E qui troviamo l'eccellenza del nostro territorio, 30 aziende, 30 piccoli e medi imprenditori che hanno scommesso su questa iniziativa. Qui si può trovare dalla pasta, dall'olio, dal vino, dall'aglio, dal latte di asina, tutti quei prodotti che sono del Made in Abruzzo, che vogliono in qualche modo internazionalizzarsi, che vogliono in qualche modo esportare il loro pensiero, che vogliono esportare i loro prodotti, che vogliono dare un sostegno all'economia di cui oggi abbiamo tanto bisogno. Molte aziende giovani che hanno fatto una sfida, che vogliono in qualche modo, proprio in una location, in una realtà come questo, portare all'estero i loro propri prodotti, il loro modo di lavorare, il loro modo di coltivare, di produrre, ma di portare nel mondo il vero Made in Italy.